Un'atmosfera suggestiva, quella che si è creata ieri sera nei pressi dello Stagnone Pontillo, dove si è svolto l'evento Hippo Jazz. La cantante americana Nettie Rossi, insieme a Salvo Daddeo, Gianfranco Mangione, Franco Farchica e Marcello Di Dio, ha intrattenuto a suon di jazz tutti coloro i quali hanno partecipato all'evento organizzato dall'Associazione Archeologica Licatese e dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Agrigento. Ne è emerso un particolare connubio tra musica, enogastronomia e ovviamente archeologia. È un modo per dimostrare come i beni culturali possano essere valorizzati e possono essere promossi anche attraverso la realizzazione di manifestazioni di questo genere, che fare musica colta, il jazz, quindi con quattro musicisti e una cantante che hanno molto graziosamente prestato la loro arte per fare vivere questo che lei dice, momento straordinario, a questo ipogeo, un monumento archeologico probabilmente di 4.000 anni fa che vive per la prima volta una esperienza di questo genere, potremmo dire se avesse un'anima, se avesse una mente, se avesse un cuore. Dico, ma siamo noi a dover mettere mente, anima e cuore per valorizzare i nostri monumenti.